Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vi porto con me perché vado a fare il secondo buco da questa parte alle orecchie e quindi appunto ho deciso di fare questo vlog. Dunque, momentaneamente sto per fare colazione con i Nutella Biscuits e il caffè che mi sono fatta. Tra l'altro ho la coda perché stanotte faceva caldissimo, quindi ho tenuto la coda, quindi dopo mi dovrò anche piastrare i capelli perché sono orrendi letteralmente. E niente, quindi adesso faccio colazione e poi dopo vedo che cosa fare, anche perché devo svuotare la lavastoviglie e riempirla, anche se non c'è molto. E poi devo anche svuotare la borsa di kickboxing che l'ho fatto ieri sera. Ok, sono venuta su perché giù ho finito di fare tutto. Adesso faccio un attimo il letto. E poi svuoto la borsa di kickboxing. Ok, nel mentre io ho fatto il letto e mi sono anche cambiata. Adesso vi faccio vedere poi come mi sono vestita. E mi manca ancora da disfare la borsa di kickboxing e basta. Tra l'altro mi sono anche lavati i denti, la faccia e tutto. Ah, e devo anche piastrarmi i capelli. Per il resto, niente. Poi alle 11:30, un quarto mezzogiorno, verrà a prendermi mio nonno perché vado nell'azienda di famiglia. Cioè, io praticamente vivo là perché sto tutti i giorni là fino alle 7 di sera, così. E niente, quindi devo farmi trovare pronto, ovviamente. Questo comunque è l'outfit del giorno. Ho messo questi pantaloncini e questo top qui. E mi sono piastrato un attimo i capelli, sono un po' più decenti di prima. Ho messo un goccino di correttore in questi brufoli qua e anche in questi due qua perché. E niente, per il resto ho anche svuotato la borsa di kickboxing. Ho messo guantoni e parastinchi lì perché tanto, cioè nel cassetto uno non ci stanno. E poi mi servono la prossima settimana. E poi ho messo qua le fasce perché prendessero un goccino d'aria. Adesso finché non arriva mio nonno a prendermi, perché sono le 11 e un quarto, quindi tra poco penso che appunto verrà a prendermi mio nonno. Guardo alcuni video su YouTube. Tra l'altro, giù in cucina c'è tipo la bottiglia dell'acqua frizzante di vetro, che ha tipo un tappo, quelli per il vino, insomma, più o meno. E ti fa prendere dei colpi assurdi perché ogni tanto, cioè penso che sia la pressione del gas, salta il tappo, no? E senti un rumore assurdo qui su che, mamma mia, cioè ti manca il respiro per tipo 2 secondi. Comunque, a parte questo. Stasera sono troppo contenta perché probabilmente mangiamo la pizza. Perché uno, domani sera mio zio non c'è. Di solito il sabato c'è. Allora, prima della situazione Covid, mangiavamo la pizza. Sì, credo. Il venerdì sera. Cioè, quindi il venerdì sera era proprio dedicato alla pizza con i miei nonni e mio zio. Cioè, io, mia mamma, mio papà, i miei nonni e mio zio. Però. Adesso poi mio papà, quando fa il turno serale, non può e quindi adesso la mangiamo di sabato. Quindi il sabato è diventato il giorno pizza, insomma. Però domani io, uno, non ci sono perché probabilmente esco con un mio amico il pomeriggio e poi esco fuori anche la sera. E poi non c'è neanche mio zio, quindi abbiamo deciso di farla stasera visto che mio papà non fa il turno serale ma fa quello del mattino. Ok, ho cambiato maglia, ho messo questa qui, perché quel cavolo di top dà un po' fastidio, nel senso che appena ti muovi va su e mi urta il sistema nervoso. Ok, è la mezza, finalmente sono riuscita ad arrivare qua a Castagnone. Adesso sto andando a casa di mia zia che è praticamente davanti, quello lì comunque è il capannone dove vado. Sto andando appunto da mia zia a mangiare. Perché di solito lei mangia a mezzogiorno, quindi mi ha tenuto il pranzo e credo mi stia aspettando. E niente, quindi vado a mangiare. Oggi costine. Adesso sono a casa di mia zia, ho appena finito di mangiare, è l'una. E di solito non vado mai su in fabbrica così presto perché gli operai stanno facendo la pausa pranzo adesso, quindi non so che cosa fare là. No, comunque, vado su per le 2:05, così. Adesso mi metto a leggere un po' del libro Se questo è un uomo, perché me l'ha dato la prof di italiano, non è che mi ha dato questo la prof di italiano da leggere, ha detto di leggere un libro e poi fare l'analisi di quel libro, tra quelli che abbiamo letto sul libro, cioè i racconti ovviamente non i libri, che abbiamo letto sul nostro libro di narrativa. E quindi io ho scelto Se questo è un uomo, però è veramente difficilissimo, quindi è una noia mortale leggerlo, infatti non mi viene mai voglia di leggerlo, ma mi sto obbligando perché devo finirlo. Ok, sono le 2:20 e in realtà io sono ancora a casa, perché mi sono persa leggendo il libro, non perché mi piace, però perché dovevo finire il capitolo. E niente, adesso vado.
Ok, sono arrivata e ho dimenticato l'elastico per i capelli da mia zia, però non ho assolutamente nessuna voglia di andarlo a prendere, quindi lo lascio là. Adesso mi metto a fare un po' di compiti, adesso vedo che cosa fare però. Mi sono legata i capelli perché mia mamma, ringraziando al cielo, aveva un elastico in borsa. Ho deciso di fare cinese perché nello zaino ho cinese e matematica e poi ho portato questo libro qua che devo leggere per spagnolo, cioè in realtà ci sono 50 pagine di lettura e poi ci sono tipo 20-30 pagine con gli esercizi di comprensione, diciamo. E comunque ho deciso di fare cinese e in realtà non è che ho tanto, ho da comporre un dialogo con almeno 10 battute con i caratteri e le regole che abbiamo studiato e poi studiare e saper riconoscere i caratteri, vabbè, delle lezioni che abbiamo fatto del libro, cioè tipo capitoli, e poi vabbè leggere un libro che però in questo momento è a casa perché non ho ancora iniziato perché ho un sacco di libri da leggere. E niente, comunque penso di comporre un dialogo con almeno 10 battute oggi. Speriamo di farcela. Ok, stiamo andando. Mi sta portando la nonna e vado in farmacia a farlo. E niente, mi sta venendo una leggera ansietta. Anche se, cioè, ho fatto anche questo, so che non fa male. Poi mette tipo una pomata anestetica, però comunque, cioè, spero che la metta. Ok, buco fatto. Questo qui, il secondo. E sono troppo felice. Ho deciso di mettere la perlina, ma non mi ha dato l'altra, quindi vabbè. E niente, sono fatto felice. Non ha fatto male, nel senso che vabbè, l'entrata dell'ago si sente perché è normale, ti bucano l'orecchio. Però poi dopo c'è proprio un secondo di male e poi basta. Però ha detto che uno dopo brucerà un pochino. L'altro non mi ricordo se Sono buono o no, tutte. comunque. Però ci vuole più tempo a guarire, quindi ho detto di mettergli il gentle in beta, disinfettarlo, girarlo. Comunque sono tanto felice. Ok, sono ritornata a casa, mi piace un sacco, vi giuro, l'orecchino, troppo. Ho messo questa perlina qua perché mi piacciono un sacco questi qua super semplici. Comunque adesso, prima ho fatto il dialogo in italiano, perché dovevo anche pensare che cosa dire. Adesso invece lo traduco in cinese e sono già alla seconda battuta e ne ho 13. Sono un po' in alto mare. Sono le 6, ok? Ho appena finito cinese, ringraziando il cielo. Pensavo di non finirlo più, adesso vi faccio vedere, però devo ancora scrivere tutta la parte in italiano perché onde evitare di non ricordarsi più cosa c'è scritto, io scrivo la parte in italiano. Poi però non ho ancora finito del tutto cinese perché devo ancora ripassare alcune cose che non mi ricordo per niente, sul libro e appunto alcuni vocaboli. Per il resto basta, poi devo leggere un libro e ho finito cinese. Sono troppo felice di aver fatto questo dialogo, davvero tanto. È venuto anche bene, secondo me. Altro sono anche troppo felice perché uno l'orecchino non mi fa male, come se tipo ce l'avessi da un sacco di tempo. Stasera, tra l'altro, mangio anche la pizza con appunto i miei nonni e papà e mamma, insomma, e mio zio, come vi ho detto stamattina. E sono troppo contenta di ciò. Oggi è una di quelle giornate davvero belle. E niente. E poi però è un po' un controsenso perché anche domani sera mangerò la pizza. Bene. Tra l'altro oggi non sono neanche andata in piscina, sono troppo triste, però uno dovevo andare a farmi l'orecchino, due dovevo fare i compiti, dovevo assolutamente finire questo dialogo e quindi niente, sarà per un'altra volta. Sono appena arrivata a casa, fa un caldo fuori allucinante, comunque ho portato a casa lo zaino dei compiti perché oggi è venerdì, quindi sabato e domenica non andiamo nelle aziende, quindi niente, o meglio forse andiamo in piscina, ma niente di che. E tra l'altro mia nonna mi ha regalato questo zaino fichissimo e magari lo porterò domani. Cioè in giro perché appunto domani esco e quindi magari me la porto domani, però devo vedere se è comodo perché è abbastanza grosso, quindi non so. Ok, mi sono lavata e mi sono anche vestita perché vado a mangiare la pizza da mia nonna, però non mi trucco perché uno fa troppo caldo, due non ho assolutamente voglia e tre vado da mia nonna, quindi non è che c'è bisogno di truccarsi. Vi faccio vedere però cosa mi sono messa. Ho messo questo vestitino qui che mi piace tantissimo ed è tipo di lino così e niente, mi piace davvero tanto. Appena tornata da mia nonna, sono circa le 9 e ho deciso di concludere qua questo vlog. Io spero che vi sia piaciuto. Sono tanto felice del mio orecchino, tantissimo, non mi fa per niente male, devo solo più disinfettarlo e mettere la pomata. E niente, io spero che appunto questo vlog vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!